Salve cari amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento di The Typical Italian Recipe. Oggi faremo la matriciana. Gli ingredienti che ci servono sono salame, cipolle, olio di oliva, sale, pepe nero, origano e 500 g di spaghetti, preferibilmente trafilati al bronzo. Tagliamo il salame a mezzelune, la cipolla a cerchietti e prepariamo la salsa di pomodoro, la passata di pomodoro, il pepe nero e non può mancare l'elemento principe, ossia altro salame, non si sa mai, questo non basti. Bene, prendiamo la pasta, ecco, come vi ho detto poc'anzi, trafilata al bronzo, viene l'acquolina in bocca solo a vederla. Ricordo che i romani trafilavano appunto la pasta al bronzo e allevavano maiali proprio per fare questo tipo di pasta, la matriciana, che è una pasta che vuole per forza il salame al suo interno. Mescoliamo il salame al pepe nero e, preparando la padella, riscaldando dell'olio di oliva nella padella, mettiamo il salame a soffriggere all'interno d'essa. Ecco qui l'olio d'oliva, il salame, e prepariamo a soffriggere il salame. Non appena il salame raggiungerà la doratura ideale, aggiungeremo la cipolla e gli anelletti di cipolla. Sentite come canta il salame, possiamo cominciare a mettere la cipolla. La cucina è arte, la cucina è amore, la cucina è passione. Sentite, sentite, anche se non potete sentire lo sfrigolio, sicuramente lo starete immaginando, ed è uno sfrigolio lirico, uno sfrigolio di alta musica. Ecco, ora va la cipolla. Giriamo il tutto in modo che la cipolla raggiunga anch'essa la sua doratura. Abbiamo messo la cipolla dopo per evitare di bruciarla, perché la cipolla ha un tempo di cottura inferiore rispetto, anzi un tempo di frittura inferiore rispetto al salame. Ecco, aspettiamo che il tutto si frigga e si insaporisca e poi andiamo ad aggiungere la nostra passata di pomodoro. Intanto l'acqua bolle, mettiamo gli spaghetti. Quanta italianità! Ecco la passata di pomodoro. Ho dovuto tagliarla da un lato perché non sono riuscito ad aprirla dal tappo. Passata italiana, delizia del sole. Ed ecco, ultimo tocco dello chef. Anzi, penultimo, l'origano. Origano che non deve mai mancare nella matriciana. Ovviamente metterlo a piacere. E mi raccomando, alla fine o provolone piccante oppure mettete il grana padano. Non mi resta che augurare a tutti un caloroso e fumante buon appetito!